Francesco Petrarca, il preparatore atletico, se questo Teramo è andato a mille, il merito è anche tuo, dello staff tecnico, ma soprattutto tuo. Sì, sì, i meriti sono di tutti, ce li prendiamo, però io credo che principalmente siano dei ragazzi che in campo veramente oggi una prestazione 10-1, ma se io ripenso al 20 luglio, il giorno in cui siamo partiti, e tutto il lavoro che è stato fatto, veramente mi ha fatto un applauso a loro perché hanno fatto un lavoro incredibile. E adesso siamo nella condizione di non solo di vincere, ma di poter fare anche dei record, e quindi questo è solo merito loro. Quindi questo, io penso che questa città si meriti quello che abbiamo fatto. Siamo partiti l'anno scorso e lasciamo adesso, ad aprile, lasciamo una società appena nata con 4 titoli, perché abbiamo vinto campionato di promozione, Coppa Mancini, Coppa Italia e campionato di eccellenza, con il rammarico della Coppa Italia Nazionale, però penso che sia dovuto per questa città che sta dimostrando tutto il calore possibile. Mi piace sottolineare, perché lo ha fatto il tecnico Pomante, ma è la verità, Pomante è supportato da uno staff tecnico davvero all'altezza anche di categoria superiore, vi fa onore questo? Sì, sì, le parole del mister fanno piacere, ma io credo che questo dipenda poi dal lavoro quotidiano che viene fatto. Però il calcio è uno sport talmente complesso che ci vuole la partecipazione di tutti, ci vuole la partecipazione dei tifosi, ci vuole la partecipazione dei ragazzi, dello staff, della stampa, quindi anche vostra. E quindi quando si va tutti, si rema dalla stessa direzione, insomma, si può ottenere qualcosa di bello. Il segreto di questo gruppo? Il segreto di questo gruppo, secondo voi, può essere l'alchimia che si è creata anche tra lo staff, tra la stampa, tra i tifosi, perché i tifosi ci sono, si fanno sentire, la squadra, e quindi questo poi produce, sì sì, assolutamente, produce dei risultati in campo, insomma. Voi siete intenzionati a restare ancora con il Teramo, anche in Serie D, ma sarà un campionato diverso, molto più equilibrato, più difficile. Sì sì, vabbè, quello poi, insomma, io penso che l'intenzione da parte nostra c'è, però è chiaro che adesso tutta la nostra concentrazione è sul divertirci, sul festeggiare, sul goderci questa città, questa festa. Poi dopo il resto, cioè, magari da domani sera, da domani, dopodomani, insomma, se ne parlerà. Ma lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube, perché se no combatta, poi gli mangazza, e bello non è.